cari amici aneriani, è per me un grande onore e piacere darvi questa news, perché come sapete Anahera nasce soprattutto per sostenere chi ha più bisogno di noi. E dopo la Cambodia Children Fund, dopo i bambini della Birmania dell'ABSI, abbiamo iniziato a sostenere un'associazione, una fondazione qui di Koh Phangan, ovvero dell'isola che ci ospita. Ed è una fondazione che aiuta i cani e i gatti randagi. In quest'isola cani e gatti vivono liberi e quando gli animali sono liberi difendono i loro territori. Quindi spesso capita che combattono tra di loro e a volte qualcuno si fa male. Ma purtroppo accade anche che magari dei turisti, forse un po' brilli, con le loro auto o con i loro motorini non si rendono conto magari di un cane o di un gatto che dorme in mezzo alla strada e gli fanno del male. Ma in un'isola turistica è difficile che qualcuno si prenda cura di animali randagi che magari si trovano in stato di necessità. Ed è per questo che esiste il PACS, ovvero il Phangan Animal Care for Stray, ovvero questa organizzazione di volontari che dà cura agli animali randagi che si trovano in difficoltà, quindi che hanno magari qualche zampa rotta, che sono stati morsi o che sono stati messi sotto da qualche altro. E proprio in questi giorni uno dei cani che vive più o meno nelle nostre zone l'abbiamo ritrovato davanti alla porta di una delle nostre case in una condizione discretamente pessima. Probabilmente aveva combattuto di nuovo e una zampa era completamente malandata. L'abbiamo fasciata un po' alla bene meglio e l'abbiamo portata ovviamente di nuovo ai PACS. Tra qualche istante vi farò entrare dentro questa organizzazione alla buona, ma che salva tante vite. Ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere anche loro con i fondi di Anahera. Quindi da oggi anche il PACS di Koh Phangan è sostenuto e fa parte della nostra grande famiglia di Anahera. E se vorrete sostenerli anche voi potrete farlo. Alla fine di questo video troverete tutti i dettagli per sia visitare le loro pagine Facebook, sia eventualmente fare qualche donazione, sia visitare il loro sito, sia se volete venirli a trovare o eventualmente fare da volontari qui a Koh Phangan. Vi aspettiamo! Uno dei nostri cagnetti si è rifatto male come al solito e oggi ne approfittiamo per farvi conoscere un'altra associazione che sosteniamo. Questa volta non aiuta bambini o anziani ma animali. Adesso entrate con noi e mentre facciamo risanare questa povera cagnetta vedrete un po' che cosa fanno. Cari amici, questo è il PACS, ovvero il Phangan Animal Care for Stray, ovvero un'associazione che aiuta tutti gli animali randagi che stanno male. Qui, essendoci tantissimi sia cani che gatti randagi, spesso combattono tra di loro e chi trova questi animali li può portare qua per un supporto immediato, gratuito, e per questi animali che sennò morirebbero e perirebbero in mezzo alla strada. Questa è una delle nuove associazioni che aiutiamo, che sosteniamo, è vicino, è nella nostra isola, quindi vicino alle nostre case, ai nostri uffici, e per noi è un grande piacere poterli sostenere ed è quello che chiediamo anche a voi. Se volete dare sostegno ai cani, ai gatti che a volte che ci sono, qui sentite delle voci perché ci sono dei lavori in corso e questa associazione si sostiene soltanto tramite le donazioni di persone che come noi li sostengono. Quindi questa è l'associazione che si aggiunge alle altre fondazioni che già sosteniamo con Anahera: bambini, anziani e adesso animali. E tutto questo è possibile grazie a voi, grazie ancora.